Zio, sto andando a distruggere il vecchio Silver Button. Ma guarda, secondo me te fa una cazzata. Imprevisto. Quattro, cinque, sei. Imprevisto. Te pareva? È il termine più indicato per descrivere un incidente di percorso. Torna ai 15.000 iscritti. Ma porca puttana! Però non è la prima parola che ci viene in mente quando ne abbiamo uno. E neanche quando ne abbiamo due. Vabbè, ma facciamo un passo indietro. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Nico. In arte sono Nicolais. E sono un content creator. Uno di quei lavori che fai fatica a spiegare ai boomer. Il mio scopo con questi video è quello di condividere e dare spunti di riflessione per lasciare qualcosa. Che sia voglia di fare, incoraggiare, scoraggiare, o anche solo stimolare i bisogni. Sì, insomma, faccio video e mi riesce bene. A volte. Ah, e aiuto a scuola.net a salvare la vita a milioni di studenti ogni mese. E tornando al tema del video vi chiedo, vi siete mai chiesti come mai le sfighe non vengono mai da sole? Sì, perché non so voi, ma con me c'è sempre un imprevisto principale che poi si dirama in tanti piccoli imprevisti che portano all'apocalisse. Ovviamente questo accade se non hai le persone giuste che ti supportano. E ti supportano. Come scuola.net, che mi ha supportato e mi sta supportando con il canale. Senza di loro probabilmente dopo l'attacco hacker sarei tornato a fare il cameriere nel chiosco dove ho lavorato per 3 anni. Comunicazione su Instagram, ragazzi, io il 30 e il 31, tenetevi liberi perché ci sarà il mio funerale, ok? Mi sono trovato a raccontare, a spiegare la differenza tra granite e grattachecca a una coppia a 1:30 di notte. Se questa è vita, ditemelo voi. Quale attacco hacker? Ah vabbè, ve lo faccio breve. Per una serie di cose che non voglio ricordare, il mio canale YouTube è tornato sotto i 100.000 iscritti. Qualche giorno dopo ho scoperto che era stata trasmessa una live dal mio canale YouTube dove si consigliava di acquistare una guida per investire in cripto. Purtroppo non sono riusciti a recuperare gli iscritti, che erano oltre 200.000, disiscrive automaticamente gli iscritti dai canali YouTube che pubblicano contenuti potenzialmente ingannevoli. Quindi ho pensato, che senso ha avere il premio che YouTube mi ha spedito per aver superato i 100.000 iscritti quando non li avevo più? No vabbè, fermi, in realtà non è questo il motivo. In realtà il mio canale YouTube è tornato a 100.000 iscritti, quindi di questo vi ringrazio. E YouTube mi ha spedito un nuovo premio con tanto di lettera firmata dal CEO di YouTube. Sì vabbè, famo finta di credere che la cara Susan abbia firmato personalmente, ma vabbè. Cosa fare quindi del vecchio premio? Io un'idea l'ho avuta. Perché come sicuramente alcuni di voi, ho capito che ci sono imprevisti che non ti aspetti. Quelli che distruggono non solo i tuoi piani, ma anche te. E tutti dicono che è con quelli che si cresce, si cambia. Così, visto che YouTube mi ha concesso un nuovo Silver Button Award, ho deciso di regalare quello vecchio alla prima persona che mi ha spinto ad intraprendere la mia avventura su YouTube. Una persona con cui purtroppo non parlo da ormai 9 anni. Quanto mi fa incazzare sta cosa. Se solo avessi dato ascolto alle persone giuste, magari avrei impiegato meno tempo a piangermi addosso e più tempo ad affrontare la vita, non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai. E ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la